Presumendo che il tempo regga, secondo te, Luca, quale sarà il momento decisivo di questo Gran Premio? Qui le uniche occasioni di sorpasso sono nella chicane finale o forse all'imbocco della curva 1 se si ha una buona velocità e l'aiuto del DRS. Ma con un po' di fortuna potremmo assistere a qualche manovra coraggiosa nel tornante, il punto in cui nel 2010 Kamui Kobayashi diede la scalata a un fenomenale settimo posto. Ma solo se il tempo regge, come hai giustamente sottolineato tu. Sappiamo che le nuvole possono addensarsi in fretta a Suzuka. Se così fosse, cosa possiamo aspettarci? Beh, la gara sarebbe del tutto imprevedibile. Prima di partire diamo un'occhiata alla griglia dopo le qualifiche di ieri. Lewis Hamilton parte dalla pole position con una Ferrari al seguito. E ora vediamo il resto della griglia. Vettel, Bottas, Max Verstappen e Ricciardo, Perez, Alonso, Kvyat e Romain Grosjean, Hülkenberg, Ocon, Carlos Sainz e Magnussen, Van Dorn, Massa, Jolyon Palmer e Lance Stroll, Ericsson e Pascal Wehrlein completa la griglia. È quasi il momento di accendere i motori. Si scende in pista. Puoi ancora vincere il campionato. Devi dare il massimo nelle ultime 5 gare.
Non è sempre filato tutto liscio oggi, ma in ogni caso è arrivata una vittoria davvero importante. Luca, qual è stato il segreto di questa vittoria? Credo che oggi le condizioni della pista, per esempio il vento e la temperatura dell'asfalto, fossero decisamente adatte a quella monoposto. Se pensiamo che sono auto che rendono al meglio quando le gomme raggiungono la temperatura giusta, è facile intuire che una gara andrà bene se ci sono le condizioni adatte. E oggi è andata esattamente così. Quell'auto sembrava perfettamente a proprio agio. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sono stati fantastici, come sempre, ed è una vittoria davvero meritata. La Mercedes oggi si porta a casa la vittoria.
E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Lewis Hamilton conquista la vetta della classifica piloti, forte di un risultato straordinario. Vorrei farti una domanda, Luca. Secondo te chi è il pilota del giorno? È difficile scegliere, ma direi Esteban Ocon. È bravissimo a sfruttare al meglio le gomme e oggi l'ha dimostrato. E ora vediamo la classifica costruttori. È stata una gara difficile per il leader della classifica e gli inseguitori riducono il loro distacco. Siamo arrivati al termine di questo weekend. L'appuntamento è per il prossimo emozionante Gran Premio di Formula 1.